La parola che il Signore mi ha messo a cuore stasera è la manifestazione dei figli di Dio. Siamo figli di Dio e dobbiamo manifestare la potenza, dobbiamo manifestare la gloria, dobbiamo manifestare veramente ciò che il Signore ha messo in noi. E prima vorrei leggere questo passo biblico qua nel libro di Giovanni, Giovanni capitolo 1, 12. Alleluia, grazie Signore. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quali, cioè, che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E questa parola mi piace perché fa la differenza tra l'umanità, tra la creazione di Dio, perché qualche volta tutti dicono che siamo tutti figli di Dio, anche chi non crede dice che è figlio di Dio. Però io leggendo questa parola, la parola dice qua, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, la parola ha dato il diritto di diventare figli di Dio, i quali cioè che credono nel suo nome e che non sono più nati dal sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi, essendo nati da Dio, vuol dire che noi dobbiamo manifestare la nostra nuova natura in Cristo. Dobbiamo manifestare la nostra nuova nascita. Dobbiamo manifestare la potenza di Cristo. Dobbiamo manifestare l'amore di Cristo. Dobbiamo manifestare ogni frutto che fa parte di questa nuova nascita. E per questo ho intitolato il tema di oggi la manifestazione dei figli di Dio. E Gesù ha detto ai discepoli: è vantaggioso per voi che me ne vado, così arriva lo Spirito Santo, che vi condurrà in tutta la verità. Non parlerà di lui stesso, ma prenderà tutto quello che è in me e ve lo comunicherà. Quindi ciò significa che, essendo nati da Dio, essendo nati di nuovo, né della volontà di uomini, né della carne, ma da Dio, il Signore ci lascia lo Spirito, colui che ci aiuterà per manifestare, per vivere questa nuova vita in Cristo. Quindi lo Spirito Santo è una persona. Essendo una persona, cioè significa che lo Spirito Santo può comunicare con noi, può parlare con noi, ci può aiutare, può fare tante cose con noi. Se noi siamo, alleluia, coscienti che siamo figli di Dio, dobbiamo sapere che il Signore Gesù ci ha lasciato lo Spirito come una persona che può, alleluia, comunicare con noi e rendersi, alleluia, reale per noi, come una persona che possiamo toccare, come una persona con quale possiamo parlare in modo facile. Lo Spirito Santo può anche avere una grande influenza per noi e lo deve avere perché noi per manifestare la nuova vita in Cristo, lo Spirito Santo deve influenzare veramente la nostra vita, deve influenzare il nostro essere, deve influenzare la nostra mente, deve influenzare i nostri comportamenti, deve influenzare tutto, alleluia, quello che noi abbiamo ricevuto in Cristo. Deve influenzare il nostro cammino, deve influenzare la nostra nuova nascita, deve influenzare il nostro essere interiore. E ogni credente dovrebbe, alleluia, come ho scritto, dovrebbe, alleluia, manifestare, dovrebbe conoscere questa potenza dello Spirito Santo. E io ringrazio il Signore perché, pastore, prima,
Quando lei ha pregato, ha detto che preghiamo lo Spirito Santo, che lui possa veramente guidare questo momento, perché è lui che ci può veramente condurre a manifestare questa vita in Cristo. Senza lo Spirito Santo non possiamo veramente fare niente. Lui ci vivifica. Lo Spirito Santo è veramente colui che il Signore Gesù ci ha lasciato per vivere questa vita cristiana. E Gesù ha detto nel libro di Giovanni 7:38, chi crede in me, che voglio che leggiamo, chi crede in me, Giovanni 7:38 a 39. Alleluia. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiume d'acqua viva sorgeranno dal suo seno. E al 39 la Bibbia dice, disse questo dello Spirito Santo che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in lui. Il Signore ha detto, chi crede in me? Quindi se tu credi in Dio e se tu hai ricevuto Gesù Cristo nel tuo cuore come Signore e Salvatore, non sei più nato della carne. Quindi per dire che devi lottare contro la carne, devi lottare contro la volontà della carne. Se sei nato in Cristo, devi lottare contro la volontà del sangue, alleluia, umano. Perché ha detto, non sono più nati né dal sangue. E Gesù dice, chi crede in me, come c'è scritto nella sua parola, chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiume, acqua viva sorgeranno dal suo seno. E disse questo dallo Spirito Santo che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Quindi Gesù ha fatto questa promessa. Quindi ora noi che l'abbiamo ricevuto, abbiamo lo Spirito di Cristo in noi. Abbiamo lo Spirito di Cristo in noi. E lo Spirito di Cristo deve aiutarci a manifestare la nostra nuova nascita in Cristo. Ma oggi quando vediamo come vivono i cristiani adesso, come vivono, non so se siamo veramente rigenerati, trasformati dalla potenza dello Spirito o siamo ancora religiosi che crediamo solo basta, perché Gesù ha detto che lo Spirito Santo sarà in noi, acqua viva sorgeranno in loro. Quindi è molto importante manifestare lo Spirito Santo. E io vorrei esortare ogni fratello, ogni credente, dobbiamo veramente conoscere questa realtà dello Spirito Santo, perché senza lo Spirito Santo non possiamo vivere in questo mondo attuale, senza lo Spirito Santo non possiamo vivere veramente la vita di Cristo. E per questo Gesù ha detto, è vantaggioso per voi, è vantaggioso per voi, perché lo Spirito Santo ci deve guidare nella volontà di Cristo. Quando ci sono i problemi, lo Spirito Santo ci deve fare capire che, occhio, sei figlio di Dio. Quindi attento, come dice la parola, lui ci convince che siamo figli di Dio. Quindi è una persona che ci comunica che occhio, quando ci sono problemi, quando ci sono difficoltà, mentre quelli che sono senza Dio si lamentano, lo Spirito Santo il suo compito è di dire, è di convincere a me, a te, che sei figlio di Dio. Quindi se i non credenti, quelli che non hanno ricevuto Cristo, si lamentano, tu, figlio di Dio, non ti devi lamentare. È la manifestazione dello Spirito Santo, dei figli di Dio. Quando la gente piange perché le cose vanno male, lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo ti convince, oh, attento che sei figlio di Dio. Allora tu rinasci in te, nella tua mente, nel tuo essere interiore, che veramente sei un cristiano.
Allora, ti rianima la forza e tu cominci a essere in gioia, felice. Mentre che i pagani piangono, noi manifestiamo la gioia. Mentre che loro si lamentano, noi manifestiamo, alleluia, la fede in Cristo. Il vantaggio dello Spirito Santo per noi, perché senza Lui è difficile che viviamo la vita cristiana. È difficile che manifestiamo. Alleluia. Quindi ogni cristiano, ogni credente, ogni figlio di Dio deve sapere, Gesù ha detto a Nicodemo, quello che è carne e quello che è spirito. Quindi se tu dici che sei nato di nuovo, non devi più manifestare la carne, ma devi combattere la carne. E devi ispirare, alleluia, per quanto riguarda le cose di Cristo, dove Gesù regna. Nicodemo ha visto Cristo nel libro di Giovanni capitolo 3, ha visto Cristo, ha detto, oh, maestro, tu veramente sei veramente uno che viene da Dio. Perché quello che tu fai, nessuno può fare se Dio non è con lui. Era la parola di Nicodemo che aveva detto a Gesù Cristo. Quello che tu fai, nessuno può fare se Dio non è con lui. Quindi ciò significa che ci sono delle cose che quelli che hanno Dio possono fare e ci sono delle cose che quelli che sono senza Dio non possono fare. E Nicodemo ha visto questa differenza. Lui che era dottore della legge ha visto questa differenza e ha detto wow. E Gesù gli rispose, chi è nato da carne è carne, chi è nato dallo spirito è spirito. Quindi ciò significa che se io sono nato dallo Spirito Santo, se io ho dato la mia vita in Cristo, ho dato la mia vita a Gesù e sono diventato figlio di Dio, vuol dire il mio modo di fare, il mio modo di pensare, il mio modo di ragionare sarà diverso da come ragionavo prima di conoscere Cristo. Perché il ragionamento di un credente nato di nuovo, che lavora sotto la potenza dello Spirito Santo, è diverso da un religioso. Perché ci sono più religiosi che più, alleluia, cristiani. Io quando dico cristiano, veramente chi manifesta l'opera, la vita di Cristo. E Nicodemo ha visto questa differenza, ha detto, wow, quello che fai nessuno può fare se Dio non è con lui. E Gesù rispose, chi è nato di carne, chi è carne, carne, chi è spirito. E noi dobbiamo manifestare ovunque siamo, dove andiamo, ovunque andiamo, dobbiamo manifestare, dobbiamo fare questa differenza. Non dobbiamo solo andare per dire che a uno che Gesù ti ama, oppure Gesù è morto per te, va bene, possiamo andare a evangelizzare e dire che Gesù ti ama, però la nostra vita, per questo Gesù ha detto, chi crede in me, acqua sorgeranno, alleluia, dal suo seno. Vuol dire che la potenza, la vita, sorgerà dal suo seno, che potrà comunicare. Perché è facile andare a dire a qualcuno che Gesù ti ama, che Gesù ti vuole bene, mentre che noi, solo a parole, le chiacchiere, e non manifestiamo veramente questa potenza. Io stasera vorrei veramente incoraggiare ogni cristiano, ogni credente, ogni figlio di Dio a manifestare questa potenza. Perché lo Spirito Santo è venuto per noi e sapendo che noi siamo anche dei uomini che siamo sulla terra e qualche volta può succedere di essere influenzati dagli eventi, da questa generazione, eventi da questo momento, lo Spirito Santo ha tante cose che ci può comunicare, ci può dare anche dei consigli, alleluia, perché la Bibbia dice che è il nostro consigliere. Quindi se comunichiamo con lui,
se attraversiamo ogni situazione e che lui ci convince che siamo figli di Dio, lui sarà il nostro consigliere. E ogni cosa che dobbiamo fare, dobbiamo chiedere allo Spirito Santo e lui ci darà veramente il consiglio giusto. Lui ci istruisce, ci dà l'istruzione per ogni cosa che dobbiamo fare. E questa è la manifestazione, perché quando ricevi l'istruzione dallo Spirito Santo, tu manifesti. E chi non crede in Dio vede questa differenza, come Nicodemo ha visto la differenza tra lui e Gesù, tra chi è di Dio e chi non è di Dio. Lui testimonia anche, alleluia, al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E dobbiamo manifestare dove siamo, che veramente siamo figli di Dio. Ma tutto questo lavoro è lo Spirito Santo che può fare. Dobbiamo comunicare con Lui, dobbiamo veramente riceverlo ogni giorno, tutti i giorni. Che la sua presenza sia sempre manifestata in noi, nel nostro essere interiore. Che cosa manifestiamo fuori? Che cosa facciamo fuori? È bello dire Gesù, andare fuori, io sono cristiano, io credo in Cristo. Ma la Bibbia dice, la fede senza le opere è una fede morta. Alleluia. Quando lo Spirito Santo è in noi, anche se attraversiamo momenti difficili, lui ci dà sempre la gioia. Lo stesso dolore che può attraversare un pagano oppure uno che non crede in Dio, lo stesso dolore, la stessa sofferenza, tu puoi manifestare diversamente, alleluia, mentre che lui piange, tu sei felice. Ma dico, ma perché io piango e poi tu sei felice? Perché la speranza dello Spirito Santo trabocca nella tua vita. Allora tu puoi solo manifestare la gioia, la felicità. Ma oggi i cristiani piangono quanti i pagani. Oggi i cristiani si lamentano quanti i pagani. Oggi i cristiani, alleluia, cercano cercano veramente di vivere come i pagani. Perché? Questo mondo ci presenta delle cose che per forza vogliamo seguire, ma se abbiamo lo Spirito Santo come guida, se abbiamo lo Spirito Santo, alleluia, come persona dentro di noi, lui ci darà l'istruzione per vivere come dobbiamo vivere per quanto riguarda una situazione che può, alleluia, succedere a tutti. E io stasera voglio incoraggiare ogni cristiano per dire che siamo figli di Dio. E dobbiamo fare questa differenza tra noi e chi non crede in Dio. Perché la Bibbia dice, a chi crede in Lui, Lui ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E un figlio di Dio deve manifestare chi è veramente il suo padre. Guardate, io quando ero in Africa, ero piccolo perché ormai sono 20 anni che sono in Italia, ero in Africa. E nel nostro quartiere c'era anche dei amici che avevano i genitori che stavano bene, che vivevano, diciamo, non ricchissimi, però economicamente stavano bene. E questi figli qua, c'era la differenza tra loro e noi, che abbiamo avuto dei genitori non poveri, però loro, il loro modo di parlare, il loro modo di vestire, il loro modo di fare era diverso. Quando noi vedevamo loro, sappiamo che loro hanno genitori che hanno più soldi rispetto ai nostri genitori, perché stavano bene economicamente. Quindi il cristiano deve fare capire che lui ha un padre, ha un Dio che è suo padre. È allo Spirito Santo in lui che gli dà la possibilità di manifestare in modo diverso, alleluia,
la vita che viviamo su questa terra rispetto a chi non crede in Dio. E per questo Gesù ha detto: chi è nato dallo spirito è spirito, chi è nato dalla carne è carne. Noi siamo ancora nella posizione della carne oppure dello Spirito Santo? Perché se siamo nati di nuovo, se siamo figli di Dio, dobbiamo essere diversi. Non diversi come essere umani fisicamente, ma diversi nel modo interiore. Che il Signore veramente ci aiuti a vivere questa vita. Questa vita in questi ultimi tempi. Perché in questi ultimi tempi c'è confusione anche nel nostro modo di vivere. Essendo cristiani c'è confusione, non si sa più chi è cristiano e chi non è cristiano, perché c'è una confusione totale. Prima di finire voglio leggere l'ultimo passo biblico e poi preghiamo. Romani capitolo 8. Romani capitolo 8, dal versetto 18. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Al versetto 19, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione del figli di Dio. Vero questo? Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente, quindi in questo tempo presente ci sono sofferenze, e la sofferenza accade a tutti, cristiani, mica cristiani, gialli, bianchi, neri, ogni tipo di persona ha una sua parte di sofferenza. Ma dice la parola qui: le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. A riguardo a chi? Non riguardo alla creazione, non riguardo a tutti gli uomini, ma riguardo ai figli di Dio. Ai figli di Dio, la gloria che deve arrivare non è paragonabile alla nostra sofferenza. Quindi ciò può dare la speranza a un cristiano per dire: se oggi io sto soffrendo, se sto vivendo la sofferenza, se oggi sto andando male, però devo sapere che la sofferenza presente non può essere paragonabile alla gloria. E questo qua è lo Spirito Santo che ti dà questa speranza e ti dà forza di andare avanti. Perché mentre che soffriamo, la creazione aspetta anche la manifestazione dei figli di Dio. Quindi siamo noi che dobbiamo anche incoraggiare a chi piange vicino a noi per dire: no, alleluia, Dio farà per te, Dio ti libererà, Dio ti darà la gioia. Però lui deve sentire veramente che Dio darà la gioia se noi veramente manifestiamo la gioia. Intorno a noi stanno aspettando che noi ci manifestiamo. Non manifestiamo perché dobbiamo dire che Gesù salva, Gesù è così, ma manifestiamo perché l'acqua deve uscire. Come ha detto Gesù, chi crede in me, acqua sorgerà nei suoi seni. Alleluia. Quindi vuol dire che quello che io devo dare, quello che deve uscire da me, deve aiutare l'altro che non crede in Dio a credere in Dio. Se crede, amen. Se non crede, amen. Alleluia. Però quello che deve uscire da me deve portare uno a dire: ok, il tuo Dio è grande, io lo voglio seguire. Alleluia. E stasera mi voglio fermare qui perché volevo esortare tutti i cristiani per dire: dobbiamo manifestare. In ogni occasione dobbiamo manifestare, dobbiamo vivere la vita di Cristo, perché siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo è venuto per noi. Gesù l'ha portato per noi. Ha detto: è vantaggioso per voi che io me ne vado, perché arriva lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo manifesta la potenza. Con lo Spirito Santo possiamo pregare per gli ammalati.
Con lo Spirito Santo possiamo manifestare la fede, con lo Spirito Santo possiamo fare tante cose. E lo Spirito Santo ci dà sempre la gioia, la felicità. Mentre i pagani piangono, noi siamo sempre gioiosi perché Lui è con noi, Lui è dentro di noi e Lui ci aiuta. Alleluia. Vogliamo pregare il Signore. Padre, ti voglio ringraziare stasera, alleluia, per questa parola di esortazione. Voglio dire grazie, Signore, per il tuo nome. Voglio dire grazie, Signore, per la manifestazione del tuo Spirito Santo. Io stasera, Signore, ho incoraggiato qualcuno. Stasera, Signore, ho dato questa parola perché c'è qualcuno che ha bisogno, qualcuno che deve manifestare, alleluia, lo Spirito Santo. Noi cristiani dobbiamo manifestare. Io voglio pregare, Signore, affinché, alleluia, la nostra vita sia veramente una testimonianza. Per chi non crede ancora, una testimonianza, Signore, per chi ha ancora bisogno, una testimonianza, Signore, per chi è debole, una testimonianza, Signore, per chi sta soffrendo, alleluia, e che non ha via d'uscita, che la nostra vita, Signore, sia veramente una testimonianza, affinché il tuo nome sia veramente glorificato, perché noi siamo i tuoi figli e dobbiamo manifestare, Signore, chi siamo, perché la creazione sta aspettando, Signore. Che noi manifestiamo, Signore, la tua potenza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ho pregato. Amen.